Buongiorno family e buon inizio settimana. Come avete visto stamattina la mia Lula di sistemare, ecco qua, ho sistemato tutti i miei orecchini in questo nuovo nuovissimo porta orecchini, è bellissimo, ok? E adesso lo metterò sicuramente sul comodino e poi prossimamente, quando farò la postazione make-up, andrà sulla postazione make-up. In questo contenitore con bianco e grigio, che sono i colori di casa mia, c'è anche il fiocchetto, ci ho messo tutto. Tutti i braccialetti, anelli e questo sacchetto con altri tipi di braccialetti che magari non li uso mai per non tenerli in esposizione, li ho messi qui dentro chiusi. Eccola qua, bella bella, bianca, la parte di sopra grigia con il fiocchetto. È fantastica, ragazze. In questo, che se ve lo ricordate ci tenevo i braccialetti, ci ho messo tutti gli elastici in modo da non perderli oppure andare a cercare a destra e a sinistra dove li ho. Li ho messi tutti qua e di qua ci ho messi tutti questi. Noi li chiamiamo berrettini, mollettine, ecco, non mi veniva la parola, con i pois, questi qua con i fiorellini, questi li ho battati, ci stanno di fare i colori, ma anche questi con i fiorellini sono di fare i colori. Questi con i pois, per cui ho messo tutto qua bello sistemato in modo che so cosa voglio e so dov'è questo qua con la farfalla, che in modo quando voglio qualcosa so già dov'è e l'ho sistemato così. Ora sta lavando la lavatrice, sta lavando, sta in funzione la lavatrice perché devo assolutamente cambiare le tente in cucina, ce le metto grigie, alleluia, i colori che io amo, ce le metto finalmente. E nulla, sistemo queste cose, aspetto che termini la lavatrice e poi lo spuntino e preparo il pranzo. Thank you.
Buongiorno family, scusatemi per ieri, non ho più ripreso niente ieri, non ho preso proprio più la fotocamera in mano perché mi sono messa a fare mille cose, preparare il pranzo, sistema, preparare la cena, i panni, questo e quell'altro, mi sono messa a fare mille cose e non ho più pensato alla fotocamera. Poi verso le 17 qua si è alzato un peventicello e alle 18 è venuta piove, per cui mi sono goduta proprio tutta questa arietta bella fresca che stava ieri, io me la sono goduta tutta. Ora sono le 9:44, io sto nel parcheggio, sono venuta da Lonico Tecnica per farmi le unghie, però ho l'appuntamento alle 10, ma come al mio solito vengo sempre prima, ma oggi ho esagerato. Oggi ho esagerato perché avevo l'appuntamento alle 10, ma io alle 9:30 stavo già nel pacchetto. Bene, perché sono andata a fare una commissione che devo che ci mettevo più tempo, invece no, ho fatto nell'arco di 10 minuti ho fatto sta commissione, ho detto neanche per tornare a casa, poi incenti, ho detto vabbè, mi avvio, vado direttamente dall'unico tecnica, però raga, troppo presto, infatti adesso mi tocca aspettare 15 minuti o massimo 10, che alle 9:55 io la suono e lei mi fa entrare alle 9:55, ma fino ad allora devo aspettare in macchina. Bene, molto bene sa cosa. Vabbè raga, io vi saluto, ci aggiorniamo una volta arrivati a casa, perché raga passano macchine, mi vedono e io mi vergogno, lo so, non sto facendo nulla di male, che magari pure loro si vedono qualche video su YouTube, oppure magari qualcuno di loro è un mio collega youtuber, però sinceramente mi vergogno che mi devono vedere con la telecamera, perché possono pure dire questa e c'è, ma sta parlando con una fotocamera, per cui ci aggiorniamo cara femmini direttamente quando arrivo a casa, che vi faccio vedere anche le unchiette belle. Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa che ve la volevo dire già ieri. Domenica siamo stati a Bistum e ho passato pomeriggio e una serata fantastica, bellissima, perché dopo 3 anni ho incontrato la mia amica Serena con il marito Mancello e il piccolo Nathan. È stato bellissimo, raga. È stata una gioia grandissima poterla vedere, stare insieme tutto il pomeriggio, tutta la sera, è stato veramente bello. Mi sono divertita, peccato che non avevo la fotocamera presso. Diciamo che un po' non me la sono voluta portare io, perché dopo 3 anni mi sono voluta cotemmela la mia amica, per questo non ho portato la telecamera. Però vi metterò la foto, ci vediamo dopo. E eccoci family, sono le 11:45, sono tornata a casa da 15 minuti. Come sono entrata, così ho voluto accendere il condizionatore, perché raga, si stava crepando in casa, si crepava.
Eppure ho pensato, visto che ieri ha piovuto quel poco, magari adesso l'aria è più fresca. Sì, è stata più fresca fino alle 9, ma poi ha scoppiato un caldo esagerato. Comunque sono tornata a casa, sono andata in bagno perché non ce la facevo più. Mi sono fatta il caffè, ho acceso il condizionatore. Ora sono bella fresca fesca. Poi dopo, praticamente, il mio sposo ha lavoro. Comunque, ora vi faccio vedere le unghiette belle belle. Eccole qui. Sono fucsia e l'anulare è particolare perché ci sta il viola, il fucsia, i fette, il giallo, il celeste, fluo. Come colore fluo, no, come colore fluo sull'anulare ci sta in verde, il giallo e il fucsia. Proprio bello particolare. Sì, ho cambiato pure forma perché me le sono volute fare. Proprio uguale uguale la foto, e la foto è con la forma quadrata. Me ne sono fatte un quarto, solo che dalla foto sembravano opache, ma io me ne sono fatte lucide. Ma sono fantastiche, un pochino accocciate, sono stra perle. Mi piacciono tantissimo. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, mi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video.